Canto 23. In silenzio, soli, senza più quei demoni per compagni, ce ne andavamo l'uno davanti all'altro, come i frati minori vanno per strada. In seguito a quella rissa fra diavoli e dannati, il mio pensiero in quel momento volò verso la favola di Esopo, dove lui parlò della rana e del topo. Infatti, per esempio, le due parole mo ed issa, che significano entrambe esattamente la stessa cosa, cioè ora e adesso, non sono maggiormente uguali se si confrontano come una similitudine di quanto non lo siano l'episodio della novella di Esopo con la rissa dei demoni, se anche queste due vicende si paragonano come una similitudine. Come un pensiero a volte nasce improvvisamente da un altro, così da quella riflessione ne nacque un'altra che mi fece raddoppiare la paura. Infatti io pensavo così: i diavoli sono stati a causa nostra profondamente scherniti con beffa e condanno tali che io credo abbia dato loro molto fastidio. Ora, se la rabbia si dovesse mescolare con le loro iniziali male intenzioni, essi ci potrebbero seguire più crudelmente di quanto possa fare un cane verso quella lepre che esso sta ormai per addentare. Per questo io sentivo già rizzarmi i capelli dalla paura e stavo intento a guardare indietro quando dissi: «Maestro, se non ci nascondiamo subito, io temo che si rifacciano vive quelle maledette malebranche. Anzi, mi sembra di sentirle già alle calcagna». E lui: «Se io fossi uno specchio, non rifletterei l'immagine del tuo corpo più rapidamente di quanto io riceva l'immagine dei tuoi stessi sentimenti. Proprio ora i tuoi pensieri venivano fra i miei, simili di atteggiamento e di aspetto, sì che gli uni e gli altri mi indussero concordemente a questa risoluzione. Se la costa verso destra, cioè verso la bolgia successiva, ha un'inclinazione che ci permetta di scendere e passare nell'altra bolgia, noi potremo certo sfuggire al temuto pericolo e all'inseguimento che per ora è comunque solo un'ipotesi». Virgilio non aveva ancora finito di pronunciare quelle parole, ed ecco che io vidi venire quei diavoli con le ali spiegate, non molto lontani dall'averli praticamente quasi addosso. Il mio duca mi prese immediatamente come può fare solo una madre che, svegliata dalle grida di allarme, vedendo le fiamme vicine, prende il figlioletto e fugge via, e non si ferma avendo paura più per lui che per se stessa, e non indugia nemmeno per mettersi addosso una camicia. E così Virgilio si buttò giù, lungo il bordo dell'argine e lungo la roccia inclinata che chiude la sesta bolgia, supino, ovvero appoggiato ad essa con la schiena per non far ferire me e proteggermi, tenendomi stretto fra le braccia e dando insomma la sua schiena alla parete rocciosa. Non corse mai così veloce l'acqua per il canale attraverso cui si fa scorrere per mettere in moto la ruota del mulino terragno, quando l'acqua stessa più si avvicina alle pale, come corse veloce il mio maestro per quel dirupo portandosi me in collo, più come un figlio che come un compagno di viaggio. Appena i suoi piedi toccarono il fondo della bolgia, quei diavoli giunsero proprio sul bordo del colle sopra di noi, proprio dove noi stessi ci trovavamo un attimo prima. Ma ora non c'era più motivo di paura, poiché la divina provvidenza, che volle porre quei diavoli al servizio della quinta bolgia, aveva però contemporaneamente anche vietato loro, come a tutti i dannati, di abbandonarla, e pertanto non poterono più seguirci. Laggiù in quel luogo trovammo allora gli ipocriti, gente che sembrava dipinta, come meglio spiegato, ricoperti da cappe dorate, che camminava intorno con passi molto lenti, piangendo e con l'aspetto stanco ed avvilito. Essi avevano indosso delle cappe con il cappuccio abbassato davanti agli occhi, simili a quelle dei monaci benedettini del convento di Cluny, in Borgogna.
All'esterno quelle cappe erano tutte dorate, così che abbagliavano, mentre, ed ecco infatti la pena, all'interno erano di piombo e pesantissime, tanto che a confronto quelle che faceva mettere Federico II ai colpevoli di lesa maestà sembravano di paglia. Oh, che peso faticoso da portare in eterno! Noi ci volgemmo ancora, come sempre, verso sinistra, andando nella direzione dei dannati, tutti presi dal loro dolore. Ma quelli erano tanto lenti per il grave peso che noi, ad ogni passo, cambiavamo praticamente al nostro fianco i nostri vicini. Io allora, rivolgendomi al mio duca, «Ti prego!» Guarda se intorno a te, camminando, riesci ad individuare qualcuno che sia riconoscibile, o per il suo nome o per le sue azioni. Ed uno che sentì parlare in toscano dietro di noi gridò: «Rallentate voi che correte così in questo buio, così io potrò forse dirvi quello che volete sapere». Per cui il duca si voltò e disse: «Aspetta e poi procedi secondo il suo passo, che è molto più lento». Mi fermai e vidi due che dimostravano in volto ansia di avvicinarsi a me, ma li rallentava sia il poco spazio per il gran numero di anime, sia l'enorme pesantezza delle cappe che portavano addosso. Quando furono vicini, mi guardarono a lungo con occhio stanco e oscuro, senza far parola. Poi si volsero l'uno verso l'altro e si dicevano: «Costui sembra vivo, da come appare dal movimento del respiro in gola. E se sono morti, per quale mai privilegio essi non portano la pesante cappa?» Poi mi dissero: «O toscano, che sei venuto qui nella famiglia dei tristi ipocriti, non temere a dire chi sei. Io sono nato e cresciuto nella più bella ed importante città che si trovi sulla riva del bel fiume Arno, e sono vivo. Cioè possiedo ancora il corpo con cui sono nato. Ma voi chi siete? Voi ai quali un dolore così grande qual è quello che io vedo fa scendere le lacrime sulle guance? Quale pena è mai la vostra che è così sfavillante se vista dall'esterno?» Allora uno di loro mi rispose: «Le cappe color oro sono di piombo, così grosse che come dei grandi pesi fanno cigolare noi che siamo come bilance destinate a portarli. Fummo frati godenti dell'ordine religioso e militare dei Cavalieri di Maria Vergine Gloriosa, che fu istituito a Bologna, e fummo bolognesi. Io fui catalano della famiglia guelfa dei Malavolti di Bologna, e lui Loderingo della famiglia ghibellina degli Andalò di Bologna. Fummo entrambi podestà in molte città, e fummo anche entrambi eletti dalla tua città per occupare l'incarico di podestà, che solitamente è di uno solo, con il compito di mantenere la pace, proprio perché uno guelfo ed uno ghibellino avrebbero potuto riuscire meglio in quel compito. Ed infatti conservammo quella pace in Firenze, ed i risultati si vedono ancora nei pressi del Gardingo». E siccome lì vi sorgeva proprio la casa degli Uberti, che invece fu distrutta durante una rivolta popolare, favorita proprio da quei due podestà, allora io stetti per iniziare con quei due frati ipocriti una bella polemica. E cominciai: «Oh frati, i vostri mali...» Ma non feci in tempo a dire altro, perché mi si presentò alla vista uno che era crocifisso, inchiodato per terra con tre chiodi, due per le mani ed uno per i due piedi incrociati. Quando questi mi vide si distorse per la rabbia, sbuffando nella lunga barba con lunghi sospiri, e seppi anche perché. Ed il frate catalano, che al vedere il crocifisso distorcersi s'accorse che io lo guardavo, mi disse: «Quello crocifisso che tu vedi lì fu colui che consigliò ai farisei che per placare il popolo si doveva condannare alla crocifissione un uomo, Gesù. Ipocritamente così segnò la condanna di Gesù al martirio. Ora lui è calpestato, nudo, sulla strada, come tu vedi, ed è condannato a sentire su di sé continuamente il peso dell'ipocrisia di tutti gli ipocriti del mondo, i quali, ciascuno con il proprio peso, passano prima su di lui e poi proseguono.
Nello stesso modo anche il suocero di Caifa si consuma in questa bolgia ed anche tutti gli altri che fecero parte di quel sinedrio, seme di tante rovine, che sancì quella condanna divenendo la causa delle sciagure del popolo ebraico e della distruzione stessa di Gerusalemme. Allora io vidi trasparire in Virgilio una certa meraviglia, osservando colui, Caifa, che era disteso in croce per terra stessa, in modo così umiliante per l'eternità. Quindi si rivolse decisamente all'incappucciato, dicendo: «Non vi crei dispiacere se per voi è possibile dirci se andando verso destra si può trovare una via d'uscita, affinché noi due insieme si possa trovare la strada senza essere costretti a chiedere aiuto a dei diavoli». Rispose dunque l'incappucciato: «Più vicino di quanto tu non creda vi è uno dei ponti che, partendo dal muro che circonda le malebolge, sovrasta e varca tutte le bolge stesse, ad eccezione di questa bolgia, che non la copre perché è rotto. Potrete salire su per la frana del ponte, che forma un pendio lungo l'argine e si innalza partendo dal fondo della bolgia». Virgilio stette un po' pensieroso, a testa china. Poi disse: «Ci ingannava quel malacoda che quaggiù tormenta i peccatori con la forca. Io a Bologna ho già sentito parlare dei vizi e dei peccati del diavolo, fra i quali che egli è bugiardo e padre di falsità». Subito Virgilio, molto seccato sia dell'inganno del diavolo sia della ironica e zelante risposta di quel frate, partì a grandi passi, per cui anch'io mi allontanai da quei peccatori gravati da tanto peso, dietro ai passi del mio caro Virgilio.